barche vanno e bastimenti arrivano. Il detto che abbiamo italianizzato si adatta perfettamente allo spirito con cui va avanti l'amministrazione comunale di Biceglie, impermeabile a qualunque intemperia. Ieri le polemiche dimissioni dell'assessore Vittoria Sasso, la sua immediata sostituzione con Maria Lorusso, che si dimetteva dalla vicepresidenza del GAL, poi a causa della possibile incompatibilità della Lorusso proprio con tale carica, la sua repentina revoca e sostituzione con Loredana Acquaviva, con la Lorusso che prontamente ha ritirato le sue dimissioni dal GAL, ritornando vicepresidente come se si fosse presa un giorno di ferie. Questo il dilettantistico modo di procedere di Angelo Antonio Angarano, e questo il modo di rispettare, considerare e utilizzare le cariche pubbliche. Ma lo sgangherato galeone del sindaco va avanti come se nulla fosse, indifferente a queste figuracce, e siamo convinti, con buona pace dei suoi oppositori, concluderà la consigliatura. Ormai qualunque cosa accada, il motto di Angarano è «non è a me». Defezioni dalla maggioranza, approssimazione, come quello che ha provocato la grave bocciatura del bilancio, pressapochismo in una lunga teoria di provvedimenti che spesso ha dovuto ritirare perché incompleti o viziati da errori non lo riguardano, non è a me. Ed è sempre più difficoltoso il lavoro di chi nell'amministrazione, con buona volontà e impegno, cerca con il proprio lavoro di mantenere la nave a galla, turando le falle aperte da un sindaco buono forse per le processioni. Qualche settimana fa si è dimessa da assessore Tonia Spina, ufficialmente perché nominata segretario di Fratelli d'Italia, ma Angarano ha pensato: non è a me. Tonia Spina era stata nominata assessore per il sostegno che gli aveva dato al ballottaggio, giusto per ricordare ai recalcitranti perché definiamo amministrazione di centrodestra quella in carica. E non è campato in aria pensare che la sua decisione sia stata determinata anche dalla dicotomia con il senatore Francesco Amoruso, approdato anch'egli a Fratelli d'Italia e molto critico nei confronti di chi è al governo della città. La Spina è stata sostituita da Rosalia Sette, riferimento della lista Biceglie Tricolore, con la quale, ricordiamo, era candidato Vincenzo De Pinto di Forza Nuova, giusto per completare il quadro di famiglia del centrodestra bicegliese spacciato per Coalizione Civica. Alle dimissioni di Tonia Spina hanno fatto seguito quelle dal DUC, distretto urbano del commercio, di Antonio Belsito, ispiratore della lista Insieme per Biceglie, ma Angarano deve aver pensato: non è a me. Dimissioni accompagnate da una durissima nota con la quale Belsito manifestava la propria delusione per un progetto politico-amministrativo considerato fallito, ma di cui non si è accorto nessuno perché la sua consigliera di riferimento è restata tranquillamente in maggioranza. Neanche le dimissioni della Sasso avranno ripercussioni, perché anche in questo caso il suo consigliere di riferimento, Pierpaolo Pedone, resta in maggioranza. Va ricordato però che la Sasso era stata la prima degli eletti della lista Sinergie per Biceglie e si dimise per fare l'assessore, facendo subentrare proprio il riconoscente Pedone. Anche le sue dimissioni sono state accompagnate dagli stessi giudizi espressi da Belsito con il sindaco, che gli ha pure risposto in modo inelegante se non offensivo, dandogli di fatto dell'incapace. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: come mai si accorgono solo ora di ciò che noi abbiamo detto già in campagna elettorale, e cioè che le presunte coalizioni civiche di ogni città erano e restano una truffa politica organizzata per giustificare il peggior trasformismo, con una generale confluenza nel più torbido dei calderoni? E in tutte le città tali coalizioni stanno mostrando il loro vero volto. Nessuna solidarietà ai dimissionari. Biceglie ha votato per Angarano, ha creduto nella finta svolta promessa da Angarano. Angarano ha vinto e concluderà per inerzia e attaccamento ad un insperato potere la consigliatura. Ora chi l'ha votato, che si goda Angarano.